il rifugio è aperto tutto l'anno? Sì, noi siamo aperti 365 giorni all'anno, sempre aperti anche d'estate, e con la differenza che d'estate facciamo servizio al tavolo, cosa che invece d'inverno non c'è perché abbiamo il self-service. I piatti immagino tipici bergamaschi, per esempio? Casoncelli, pizzoccheri, formaggio fuso, salamella con la polenta. Noi al piano inferiore e facciamo pizza, piatti tipici di nostra produzione e hamburger e taglieri. Senti, ma qualcuno mi ha detto che ogni tanto c'è anche la notturna. Quando? Allora, tutti i venerdì sera, a tempo permettendo, dalle 19.30 fino alle 10. I turisti che arrivano sono prettamente famiglie, mi sembra, vero? Sì, la nostra clientela sono principalmente famiglie, ma anche giovani che vogliono venire a divertirsi. Abbiamo un servizio di trasporto con la Jeep per le persone che hanno difficoltà a salire o per le persone più anziane. Certo che adesso si viaggia comodi con il tappeto, ai miei tempi c'era la manovia, te la ricordi Roberto? Sicuramente, sicuramente il tappeto è una comodità, soprattutto adesso che è protetto, perché prima c'erano dei problemi sempre perché prendeva la neve, si ghiacciava e i bambini scivolavano indietro. Pier Colotti, il direttore della scuola sci nazionale Montepora. Montepora è una stazione dove appunto sono cresciuto e assieme a altri maestri abbiamo condiviso questo progetto di questa scuola che è improntata molto su una qualità di lavoro e servizi a disposizione di tutti i turisti e degli usufruitori della località. Ecco, Pier, quanti siete? Innanzitutto perché vedo che siete in tanti con queste splendide tute rosse, e com'è cambiata l'attrezzatura e quindi anche il modo di sciare? Ma, la scuola sci è formata da circa 20-23 maestri di sci, tra cui all'interno di questi maestri abbiamo varie specializzazioni, abbiamo un istruttore nazionale, degli maestri specializzati per l'insegnamento ai portatori di handicap, lì è una specialità molto sentita dai nostri maestri e ben volentieri cerchiamo di aiutare questi ragazzi a vedere un mondo nuovo, a sognare anche quello che possono poter fare. Ora appunto ci regala tantissime giornate belle, infatti Montepora sci nel sole è un po' lo slogan che si è sempre utilizzato nella nostra località. Dicevamo prima appunto dei professionisti, abbiamo anche allenatori STF della Scuola Tecnica Federale che possono preparare i ragazzini a livello agonistico. In più il nostro impegno è la sicurezza, per noi è importantissima sia a livello di scuola che scuola sci intendo, che a livello di scuole primarie e secondarie, dove
ci adoperiamo nei mesi di ottobre-novembre con delle lezioni teoriche ad hoc per l'età che troviamo di fronte a noi, il pubblico che abbiamo di fronte, e insegniamo le 12 regole che ci sono appunto sulle piste da sci da rispettare. Importantissimo è il rispetto della segnaletica. Non fermarsi sotto i dossi, perché dietro non sappiamo mai chi può arrivare e potremmo creare veramente degli incidenti con dei traumi importanti. Un'altra regola importante è il sorpasso. Possiamo sorpassare sia a destra sia a sinistra facendo attenzione a chi troviamo in mezzo alla pista. Quindi sempre attenti a sorpassare. Attenzione fuori pista, si può andare con determinate cauzioni, con tutte le regole che sono necessarie. Ogni anno che tu vieni al Pora trovi sempre delle modifiche, migliorate in una maniera esponenziale. Fausto Radici, Zucchelli, Moro, sono tutti gente che hanno fatto i mondiali. E il momento più gustoso della mia giornata è arrivato e siamo alle baite dalla Miriam e da Dario. Ciao Dario! Ci fa piacere di essere in questo gruppo ora e vediamo di essere all'altezza del solito quello che facciamo. Devo dire complimenti, cucina in ordine e grandissima. Senti, e i piatti speciali delle baite cosa sono? Ma senti, diciamo che una parte, essendo toscano, fiorentino, ci tengo a avere una parte diciamo della nostra toscanità e una parte teniamo la cucina lombarda. Facciamo dagli involtini, casoncelli, abbiamo il salame in panna, abbiamo il brasato, gli arrosti. Poi dopodiché io faccio sia in ribollita che la parte delle bistecche.